Ah, con mesi di... Beh, ma infatti sono belle le scene dove si vede magari la camicia aperta, poi è chiusa, c'è la cravatta. Sì. È la famosa maglietta di Bruce Willis in Die Hard, che entra nel corridoio con la maglietta bianca ed esce con la maglietta verde militare. E tutti sono chiesti... Ma perché? Ed è andato così. X-Factor ogni tanto con Morgan, che è un altro posto dove, soprattutto nella parte, beh, quando è live, è live. Nella parte prima è tutto un, magari una puntata la giri in due giorni, quindi, o sì, magari ne anticipi uno, ne metti un altro, quindi vestiti uguali, oggi così, raccordi, bla bla. E c'erano degli anni in cui c'era Morgan che esce un cantante, ciao, come ti chiami? Maurizio, questo con i capelli viola, questo canta, il giudizio, no, Maurizio con i capelli verdi, no, per me no. Per me no. Non è male. Infatti fa ridere adesso quando ci dicono no, i raccordi, diciamo, ma cazzo. Dai, dopo Morgan con i capelli di due colori diversi. Siamo ritornati in diretta su Radio DJ. È tornato a trovarci un amico di Cattelan, Leo Ortolani, bentornato. Ciao, grazie. Come stai? Benissimo, grazie. Tutto bene, tutto bene. Bene. Sì. Senti, stavo sfogliando un po' il tuo libro e stavo pensando che deve essere una cosa abbastanza naturale per uno che ha facilità di disegno, come ovviamente un fumettista, e una grande passione, come per esempio il cinema, poi provare a disegnare le recensioni. Mi è venuto in mente, non so, Zero Calcare lo fa con le serie televisive, lui è appassionato di serie, sì, lo fa con quello. Stefano effettivamente disegni lo faceva anche, lo fa ancora. Insomma, stavo pensando, anch'io lo farei se fossi capace, cioè se per me per fare questa cosa non servissero tre mesi, sì, anch'io direi, butto giù due recensioni. È il secondo capitolo di questa, beh, ormai possiamo chiamarla quasi una piccola saga. Potrebbe essere in effetti una saga, perché tanto i film brutti ne escono continuamente. Sì, quindi, sì, sì. Anzi, ringrazio le case di produttrici. Tra l'altro, tu hai anche un grande coraggio, perché sono brevi recensioni a fumetto, ovviamente con lo stile di Leo, quindi molto ironico, molto divertente, e sono anche severe in alcuni casi, o comunque non ha paura di fare nomi. Io sto pensando, io faccio più o meno senza disegni, sì, la stessa cosa con i libri su Instagram. A un festival di Barolo, Collisioni, un festival molto importante, recentemente ho incontrato Marco Missiroli, scrittore molto bravo, che mi ha detto: non hai ancora recensito niente di mio, e mi ha fatto per la prima volta venire il dubbio che poi gli scrittori possano leggere le mie recensioni. E quindi soprattutto con gli italiani, sì, cavolo, è difficile dire no, sto libro fa schifo, posto che lui è molto bravo e non sarebbe stato il suo caso, ma dire invece tu qua ho visto che ci sono, ma perché è un ambiente lontano da me, cioè il cinema è quella magia che hai sullo schermo. Ah, tu dici non li incontri mai. Tanto non li incontrerò mai, purtroppo. No, io il ragionamento che ho fatto per andarci oltre, ma sì, tanto sono scrittori, fanno una vita grama, che gli frega, cioè, invece questi, cioè, sono registi, sono attori importanti, però sì, tu dici tanto non li incontrerò. No, e poi magari l'incontro e cosa fai? Mi nascondi in bagno. Sì, certo. Cioè, adesso io ne ho vista una, per esempio, su Pieraccioni, che fa molto ridere. Sì. Fa molto ridere. Una su Pieraccioni. Almeno quella fa ridere. Se un giorno tu incontri... No, beh, no, la prima... scusa, Leonardo, tra l'altro, stesso nome, quindi... Cosa fai? Se incontrassi Pieraccioni, cosa fai? E niente. Fai finta di niente. Busseraio occupato. Così. Allora, senti, dici un po'... Non so se partire dai film che ti sono più piaciuti recentemente o meno piaciuti, perché poi, come spesso succede, le cose che fanno più ridere sono quelle brutte. Sì, ma certo, no? Ma assolutamente sì, anche perché poi quelle cose più brutte sono quelle che hai più commenti da fare quando esci sì, con gli amici. Su un film bello cosa c'hai da aggiungere? Eh beh, com'è bello? Sì, magari stai anche ancora piangendo, sì, perché è un film drammatico. No, beh, quello sì, non c'è molto da dire, anche se a volte ci sono delle cose, come in questo libro qua, che succedono a corollario del film, perché il film praticamente fa parte della tua vita quando vai a vederlo, lo inserisci, diciamo, in un momento preciso della tua vita. Quindi in questo libro qua queste recensioni in realtà sono delle piccole pillole in cui tu racconti cosa stai facendo quando vai a vedere quel film, come reagisci davanti a quel film e come reagisci magari anche dopo il film. Addirittura ce n'è uno vecchissimo che sono andato a vedere nei primissimi anni 80, che è Star Trek The Movie, e io ho fatto
questa recensione pensando a come ero andata a vederlo, che ero piccola ancora con mia sorella, questo viaggio di due autobus per arrivare al cinema, così, e che c'era con noi una persona che non ricordavo chi fosse, quindi ho messo questo bollino bianco. E esce il libro, e mio fratello mi scrive e fa: ero io. Allora tanto, quindi, ci vai mai da solo, che a volte tanto vale, cioè a questo punto, sì, vai al cinema da solo. Il più bello che ho visto da solo è stata Anaconda, era un martedì piovoso, multisala, sala numero uno. Ma comunque, enorme. Quindi lo fai proprio a tempo, cioè nel senso, sì, per occupare degli spezzoni di giorno, perché andare a vedere Anaconda io dicevo, ma chi cacchio va? Cioè piuttosto lo aspetti che esca in televisione, so, no? A me sono appassionato di effetti speciali, di queste cose qua, per cui è stato bellissimo perché è arrivato sulla porta la maschera, come a dire, ma non c'è nessun altro, io mi sono girato a fare il segno dell'orologio, allora iniziamo per favore, sì. E quindi avevo questa sala tutta a mia disposizione per Anaconda. Grande. Com'è stato? Bello. Beh, ti sei sentito lì un miliardà, quelli che c'hanno la sala, quelli che c'hanno la sala a casa. Allora, io mi sono tirato giù una lista dei libri, dei film di cui hai parlato. E mi rendo proprio conto che non ne ho visto praticamente nessuno. Cioè, io non vado mai al cinema. So che sei un grande appassionato di eroi, di supereroi, il che mi ricongiunge all'unico film che ho visto recentemente. In realtà ne ho visti due. Uno è C'era una volta Hollywood e l'altro è Joker. L'hai visto Joker? Joker ancora no. Cosa ti hanno te ne hanno parlato? Detto che... un po' truffaldino. Ma chi te ne ha parlato? Amici che hanno la tua stessa... un amico carissimo che è un ottimo, anche lui critico, lui non lavora per nessuna testata così, però è assolutamente si chiama... È uno che ne capisce? Pezzi, sì, ne capisce molto. A volte ci troviamo spesso in disaccordo perché magari quello che è piaciuto a lui non è piaciuto a me o viceversa, per cui quando ha detto guarda, Joker è un film che è un po' truffaldino nei confronti del pubblico, ci mette dentro tanta di quella roba. Io mi sono fatto truffare a pieno. Esatto. Ma perché è truffaldino? Cioè, dov'è la fregatura? A me piacerà sicuramente. Esatto, dov'è la fregatura? Dov'è che mi ha fregato? Perché io sono uscito e ho detto mazza, che bello, una roba incredibile. Ma perché ci ha messo dentro, insomma, dice, tra l'altro ha scritto anche la recensione proprio oggi, ci ha messo dentro, diciamo, degli argomenti che sono un po' già usati da tanti altri film. Ah, vedi, forse a me manca il background. Sì, perché qua si viene citato proprio da Quinto Potere a Un giorno di ordinaria follia, a Re per una notte, sì, tutte queste cose che vengono messe dentro, rimescolate e fa del resto cosa ci si poteva aspettare, conclude da uno che ha girato i tre... Una notte da leoni. Esatto. Ma infatti sai che quando io sono uscito ho detto, cazzo, ma questo è lo stesso regista di uno dei film che mi ha fatto più... Il primo a me mi ha fatto morire. Uno dei film che mi ha fatto più ridere degli ultimi 10 anni e sta bomba qua che ho appena visto, ma deve essere il mio migliore amico subito. Guarda, invece no, tu dici, posso anche evitare. Sarà successo qualcosa. No, una cosa, se lo incontrassi vorrei chiedergli è perché Joker non si chiama col nome che avevo imparato a conoscere come quello di Joker. E questo è un altro delle cose che appunto anche questo mio amico sottolinea, il fatto perché se devi fare il film su Joker perché chiamarlo con un altro nome. Poi io non vado tanto a vedere i film, quindi men che meno leggo le interviste. Sì. Tu magari hai letto da qualche parte, ha mai dato una risposta? Qualcuno gliel'ha mai chiesto? No. Guarda, non ho letto perché prima di vedere il film cerco di leggere il meno possibile. Dopo in maniera retroattiva vado a vedere cosa hanno scritto. Bene. Sì. Allora mettiamo un disco, poi torniamo con Leo, mettiamo il nuovo di Mahmood, Barrio su Radio DJ. Questa è la volta sì, mi è venuto in mente anch'io. Questa quando sono andato a vedere la moglie del soldato che non sapevo niente, così all'improvviso la moglie del soldato. Ragazzi, andiamo a vedere questo film, andiamo. Allora, il nome dell'attore barra attrice non me lo ricordo più, cioè nel senso che è un nome talmente particolare che non è... Non... Ve lo dico subito, ragazzi. Vai, grazie a Google, che è la nostra memoria ormai collettiva. So che lui fece poi Stargate nella parte della creatura. Che ha fatto Crash non me lo ricordo. Quello... Cioè, non mi ricordo dov'era in Crash. Va bene. E dopo chiudiamo? Sì. Sì, c'è Forest Whitaker, esatto, che fa... Ah, ok, no, ma in Stargate faceva nel film faceva il Dio, sì. Ok, adesso... Perché aveva questo aspetto quasi efebico, asessuato, per cui poteva giocarsela. Certo. È bello che... No, anche perché lui è un, se non ricordo male, è uno stilista, sono qualcosa, qualcuno che lavora nella moda. Quindi aveva altro da fare. Fate che quando è andato a vederlo invece in America, Caterina, mia moglie, insomma, lei si domandava da chi è che stesse parlando. Cioè, sentivo questa voce vagamente maschile, ma non c'era sullo schermo
Invece, quando è stato ridoppiato in italiano, la cosa viene mantenuta più, più ambigua, no? Per cui non si capisce fino a che non c'è la revelation alla Cinzia finale. Alla Cinzia. A volte buona, a volte c'è quell'idea lì in originale con sottotitoli, perché io sono una capra con le linee, non ho proprio il dono. Mi diceva la Daniela, poi c'è lo spettacolo di Cinzia da ricordare. Sì, faranno questa cosa qua. It, ecco, It l'ho visto. Sì, anch'io. Quello l'ultimo, cos'è, due anni fa? Sì, quello da piccolo mi aveva traumatizzato, mi ricordo solo alcune scene, eccetera. Il remake, era un remake, giusto? Non era un sequel? Dunque, quello che è uscito adesso è il remake, sì. Era il remake, sì. Boh, che noia. Poi... No? Ti è piaciuto? Ma, insomma... Medio, proprio che a me. Alimentare, lo chiama alimentare. Quando alimentare. Vedi qualcosa che... Ma sì, dai. Vado, sì, sono stato. No, ecco, un film, finalmente, ne ho trovato uno che ho visto. anche se non al cinema. Stupiscimi. Una volta stavo parlando con Giovanni Veronesi e gli ho detto, cacchio, ho visto un tuo film, l'ho visto in aereo. E lui mi ha detto, sai che se mi davi una pugnalata nel petto mi facevi meno male. Perché per un regista dirgli che il suo film, che lui ha pensato... Con le angolazioni, le riprese, i controcampi su un grande schermo, così dirgli che l'hai visto in uno schermino di 10 cm per 5, se mi accoltellavi mi facevi meno male. Però insomma così. Però se funziona. Più che altro è l'unico momento in cui mi viene da guardare i film, che è quando sono in aereo. Ne ho visto uno. Solitamente me li godo, anche quelli brutti, faccio alimentari, un po', entro anch'io nel genere alimentari. Questo ho dovuto cambiare dal nervoso, perché ho visto il remake al femminile, reboot si chiama, come si chiamano in gergo? Il reboot di Ghostbuster. L'hai visto? Purtroppo sì. Sei andato tanto avanti? Sto facendo un ciclo di terapia. Per uscire, io volevo dirottare l'aereo. Dai, basta, mettiamo fine a questa vita. Ma non c'è ti più dirò motivo. Di più, io ho cercato di guardarlo come se non esistessero i film precedenti. Cioè come se fosse un film a sé stante. Non funziona lo stesso. Non funziona uguale. E qui, allora, la tua vignetta l'ho letta prima, anche questa è molto divertente, in cui bruciano tutte le copie del film tenendo gli occhi aperti a Bill Murray, perché possa vedere. Così impara a partecipare e non voler partecipare nel prossimo che vogliono fare. È vero, voglio fare quello, quello l'avanzamento canonico. Di quello canonico, ecco. Esatto. Però alzerei un tema che può anche essere spinoso. Cosa ne pensi delle versioni femminili dei film? E ti faccio questa domanda perché mi sembra una forzatura, come ci sono tante forzature in questo periodo, dovuto a questo tentativo sacrosanto di creare una parità sessuale, ma secondo me questo è proprio il modo sbagliato. Cioè, creiamola facendo delle nuove cose belle, ma quella roba lì non si... Dipende dai film. Ad esempio, Ramba è apprezzabile, cioè è la versione femminile di Rambo. Hanno fatto Ramba? Sì. Veramente? Rumba. No, è un film a luci rosse. Ok. Di 30 anni fa sarà. Però no, mi sembrano veramente delle forzature che vanno a ottenere forse, non dico l'effetto contrario, ma nessun effetto comunque positivo. Guarda, perché poi sono... Non lo so, dipende sempre se la storia è bella o meno. Perché Ocean alla fine Saint. Poi... guarda, io ho visto 5 minuti, poi ho spento. Ecco, io invece quello l'ho visto fino alla fine, perché comunque c'è una rapina, va tutto bene così. Però non serve, non è quello il modo per ottenere un risultato di parità. Volevano fare le Expendables. Chi sono? No, dopo gli Expendables, che io non Stallone, ho visto. Stallone, Dolph Lundgren, i mercenari. Giusto, era quella voce anni fa che volessero fare le Expendables. Le mercenari, che poi è brutto, sulle donne è brutto. Non so, della Mila Jovovich, lo so. Sulle donne è brutto. Abbastanza brutto, però mentre c'è quelle più toste, tipo, non so, Sigourney Weaver, Linda Hamilton, e fare un gruppo così. E alla fine non l'hanno fatto. Ma l'hanno fatto, però, credo, l'Asylum, con la Cinzia Rockford. Sai, quella che pestava. Non ho idea. Diciamo, ho idea. Arti marziali, data poi al cinema, e ha fatto questa cosa. Senti, un altro film su cui non siamo in accordo, ma questo testimonia semplicemente che tu ne capisci molto più di me, è C'era una volta Hollywood. Sì. Com'è? Ma guarda, come ti dicevo prima, per me è geniale. Cacchio, geniale. Io invece sono uscito da fan di Tarantino, però mi rendo conto che faccio parte di quello spettro dei fan di Tarantino che è semplicemente... quelli che tifano quando c'è del sangue fanno bello, botte. Sono un po' un troglodita io da questo punto di vista. No, io non sono un fan di Tarantino, tra l'altro, perché anzi, a me non piace ad esempio Kill Bill, i due film di Kill Bill, li ho trovati soporiferi. E siccome era un periodo in cui Tarantino girava molto, lo vedevo anche nelle riviste di cinema, così girava per fiere, insomma era per feste, scusate.
e quindi era un po', pensava di essere arrivato a livello di divinità e potesse fare qualunque cosa. Qui è più consapevole, è più, assolutamente sì, più consapevole, ma anche negli ultimi film cominciato diciamo a prendere un attimo la, detto, aspetta un attimo che... E tu dicevi anche una cosa che io avevo trascurato: nel titolo sta la chiave del film, cioè C'era una volta ad Hollywood non è casuale, perché non è proprio casuale. L'inizio di una favola, esatto, e quindi va preso un po' come l'inizio di una favola, sì, quella che vivevano tra l'altro negli anni 50-60 di Hollywood, lo sto ripercorrendo a ritroso pensando a questa nuova chiave, forse. Se tu guardi, è un po' come vedere, non so, la città di Roger Rabbit all'inizio, è tutto bello, queste insegne luminose, è vero. Ecco. E lui ti racconta la favola di Hollywood. Non dico altro perché non voglio... Poi sono film veramente ancora in sala, quindi non andiamo a spoilerare. Esatto. Ecco, una cosa dico, quando ci sono DiCaprio e Brad Pitt, io compro il pacchetto a priori, cioè per me va bene tutto. Per me anche Tom Cruise e Liam Neeson, subito. Anche, sì, sono possono altri... prendere anche la cugina di Liam Neeson, ma lui li troverà e io guarderò anche quel film. Tornando a Ocean's Eleven, eccetera, la mia coppia perfetta sono Clooney e Brad Pitt. Insieme a me fanno morire da ridere. Mi compro tutto. Non il film puoi anche non farlo, basta che mi fai vedere loro che si divertono e mi diverto anch'io. Leo, allora, dobbiamo anche ricordare, l'altra volta quando eri venuto eravamo rimasti... con delle chiacchiere, mi sembra, poi in attesa su Cinzia. Mi ero promesso di leggerlo, ti dico onestamente non l'ho ancora fatto, non ti preoccupare, ma andrò avanti tempo a farlo, e finalmente è arrivato quello spettacolo, sta arrivando quello spettacolo di cui mi parlavi. Esatto, a Lucca il 30 di ottobre, quindi mercoledì sera, a teatro faranno la versione teatrale del libro di Cinzia, per cui stanno già lavorando attivamente. Alla regia ci sarà Nicola Zavagli, tra l'altro sceneggiatore di Belle al bar, il film quello con Benvenuti, dove c'era Eva Robbins, per cui si parla anche lì di transessualità. E quindi un film, tra l'altro, che io ho visto al cinema due volte, si parla degli anni, primi anni 90, 93-94 mi sembra. E poi ci siamo incontrati in questo momento parlando di Cinzia, quindi... Quante volte l'hai visto lo spettacolo tu già ormai? Non l'ho visto ancora una volta, voglio arrivare come la moglie soldato senza sapere niente. Senza sapere nulla, come stupito uno spettatore. Stupito anche dal fatto che mettano in scena una cosa del genere, come si permettono. Esatto, senza il mio permesso, il permesso gliel'hai dato. Allora, Leo Ortolani, questo è l'appuntamento se volete andare a vedere Cinzia, se no Il buio colpisce ancora è la sua nuova raccolta di consigli, pareri, recensioni sul cinema e grazie sempre per venirci a trovare. Grazie a te. A presto. Ciao Leo. Ciao.